Allora Gaia, qui stiamo lavorando per te, eh? Stiamo facendo il cucciondolo. Faccio bracciale o collanina? Decidi tu. Facciamo bracciale e collanina? Facciamo bracciale e collanina. Va bene? Sei contenta Gaia? Praticamente il vetro viene dalla fabbrica, penso che c'è il tuo giornale, togliamo. Il vetro viene dalla fabbrica in stick, bacchette di colore differente, che la fabbrica Murano produce usando le materie prime, ossia la sabbia, che dentro la sabbia c'è un minerale che si chiama silicio, da cui viene appunto viene trasformato poi in vetro, gli altri prodotti naturali e chimici per dare il colore. Quindi vengono queste bacchette qua, di colori diversi, più o meno di diametri diversi, che noi, che lavoriamo con questa tecnica che in italiano si chiama a lume, perché deriva da un fuoco naturale che in veneziano viene chiamato lume, in origine non c'era l'ossigeno, il gas, quindi si usava una fiamma naturale alimentata a volte da grassi di origine animale o vegetale o oli, e c'era un omino con una specie di fisarmonica che gli dava l'aria e facevi le perline, facevi delle cose molto piccole che riuscivi con quella temperatura a creare. Poi con l'avvento della tecnologia, dell'ossigeno eccetera, si è evoluta in cose come vedete adesso. Quando si arriva alla temperatura di 700-800 gradi, le molecole del vetro da solide diventano liquide, e quando sono liquide si possono cambiare, mischiare i colori e dare le forme che vedete. Adesso Gaia facciamo le forme. Ciao Gaia, buon Natale! Colore chiaramente non è quello definitivo, perché quando il vetro è caldo ha questo colore qua arancione, poi diventa scuro e poi torna al colore originale. Perché senti importante.